Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Fratta Game. Eccoci tornati sul nuovo episodio di MotoGP 17. Eravamo rimasti qua in Giappone, Moteghi, quindi proseguiamo subito. Vediamo se riusciamo a vincere questo mondiale. La moto adesso abbiamo capito cosa migliorare, quindi mi butto in qualifica ragazzi e ci vediamo dopo. Bene ragazzi, qualifiche fatte. Soffertissimo, soffertissimo, veramente, veramente un casino perché mamma mia, guardate, c'ho il fiatone. A star fermo e guidare c'ho il fiatone. Non è cambiato un cazzo anche cambiando le marce, quelle cose là, non è. È tutto uguale a prima, la moto è sempre nervosa in uscita. Poi vabbè, questa pista qua fa veramente schifo. Cioè, per come guidiamo noi non va bene, non va bene. Quindi ci tocca un'altra rimonta. Salviamo più punti possibili perché non possiamo perdere il campionato per queste fottute piste. Io direi di andare in pista e vedere cosa succede. Concentrazione a bestia. Dai, dai, dai. Molto bene, molto bene. Attenzione alla prima staccata. Molto bene, molto bene. Quella dove perdiamo tanto noi è questa qua. Questa pista qua, cioè questa curva qua, noi perdiamo veramente tutto quello che riusciamo a guadagnare. Perché la moto non è fluida in uscita, anzi, lascia giù troppa gomma e noi guardate quanto tempo abbiamo perso solo lì. Baldassarri, non ti ci mettere in mezzo pure tu perché abbiamo già i nostri problemi. Oh, qua penalità sicuro. Ah no, che culo. Non so come ha fatto a non darmi penalità lì. Morbidelli sta perdendo, ultimamente. No, Pasini, no, io ti odio, Pasini. Bastardo. Dai, dai. Andiamo subito e non facciamo scappare quei due. Grande il nostro Schulz che è là davanti a battagliare per la prima posizione. Me coglioni si sta andando quel ragazzo. Grandissimo. Mi stupisco ad ogni gara. Puttana che bagar qua. Qua voliamo per terra. Urco, Duez. Tutti lunghi ragazzi qua, tutti lunghi. Il gruppone dei fenomeni sono tutti lunghi. Molto bene qua. Dai, così l'importante è stare davanti a Morbidelli. L'importante è stare davanti a Morbidelli. Poi specialmente su questa pista che soffriamo a bestia proprio. Bastardone ci porta fuori, eh. Maledetto. Lotta intensa qua. Attenzione spinta di Oliveira. No, ma qua perdiamo. Ma perché vai così lunga, baldracca di una moto? Porca puttana. Dai. Ragazzi, non sono mai stato così concentrato come adesso. Attenzione. Mamma mia. Dai. Grande inserimento su Oliveira. Dai, spingi, bastarda. Molto bene qua. Gran sorpasso. Morbidelli davanti a noi, a 8 decimi davanti a noi. Dai, mamma mia. Ti butto per terra, Oliveira, occhio. Molto bene, dai.
Dovremmo stare davanti a quel Morbidelli lì per poter portare più punti possibili e per essere... Oh, lungo, 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 lungo. Per essere sicuro di restare davanti anche in campionato. Purtroppo noi perdiamo tutto lì, tutta in questa curva fottuta. Peccato perché... Mamma mia. Infatti, vedete, io sto zitto lì perché sono talmente concentrato per capire come fare per non farla slittare, ma... C'è niente da fare, hanno il passo migliore loro. Hanno un passo decisamente migliore. Qua devo mollare perché sennò vado lungo. Qua a pelo sul cordolo. E ci avviciniamo, eh. Ci avviciniamo, ma perdiamo tutto lì. Tutto lì. In uscita perdiamo un sacco. Mamma mia, che lotte, oh. Niente da fare, ragazzi. Io più del quarto posto non ne ho. Non ne ho. Gli altri sono veramente drogati. Più del quarto posto non ne ho nelle tasche. Mamma mia, Olivera che tra un po' ci butta per terra, sto cazzone. Sì. Bene, quarto posto. Quarto posto, il nostro Schulz va a vincere. Grandissimo Schulz. Un rivale, sta diventando un rivale da tenere d'occhio, eh. Un rivale da tenere d'occhio. Vediamo un po' se siamo davanti. Sì, meno 16 punti lui, cioè siamo a più 16 noi. Quindi il nostro Schulz starà salendo. Sì, grande, ottava posizione, bravissimo. Molto bene, molto bene. Dai, dai, che va bene, dai, che va bene. Ok, solo due. Il nostro show 19esimo. Dopo le ultime. Poi partito quarto. Dopo le ultime belle gare. Vabbè, pazienza. 250.000 crediti. Molto bene. Eh sì. Peccato che non sono riuscito a prendere la Ducati perché ho fatto male i conti. Pensavo che me ne servissero 1,5 milioni. Invece ne servivano un po' di più. 2 milioni. Ok. Va bene, vediamo un po' qua allora. Sviluppo moto, sviluppo moto. Andiamo sulla Honda. Andiamo a fare l'ultimo step. Andiamo di sospensioni che ancora era un attacco. Ok. Molto bene, molto bene. Prossimo calendario, Phillip Island. Qua dai, qua ci siamo. Siamo tranquilli, dai. Andiamo a buttarci in qualifica. Andiamo a fare un po' di test con la moto e vediamo un po' se riusciamo a cavare il ragno dal buco. A dopo, ragazzi. Bene, ragazzi, qualifiche fatte. Allora, non siamo andati benissimo, ma neanche male. Quindi vediamo se riusciamo a trattenerci sulla... No, ok, trattenerci sulla settima posizione, direi di sì. Ottimo. Terza posizione, molto bene. Schulz va in testa. Pole position. Ai ai ai, sta diventando pericoloso il nostro compagno, eh. Sta diventando pericoloso, quindi attenzione, attenzione. Dai, andiamo a vincere questa gara perché ce lo meritiamo e poi perché abbiamo bisogno di tanti, tanti punti, che mancano poche, poche gare, eh. Ormai siamo quasi alla frutta di questo mondiale, quindi vediamo se riusciamo a conquistarlo. Là ho già visto Pasini, mi fa già paura. Dai così. Qua pista molto scorrevole. Molto bene. Questo è quello che a noi serve. Ah, ho fatto una cazzata, tra un po' butto giù il mio compagno. Sicuramente gli ho fatto perdere. Ah no, per fortuna non ho perso neanche una posizione perché sennò.
Era un problema. Molto bene qua. Dai. Sarà soffertissima sta gara, sì. Soffertissima. Mamma che rischio. Qua è impegnativa la frenata perché la moto si impenna. Molto bene. Dai così, dai Schulz, aiutaci a tenere dietro tutto il resto. Così possiamo allungare di brutto noi. Sta pista qua non ci favorisce molto, però guidiamo, quando siamo in gara guidiamo molto bene. Abbiamo sempre un buon mamma che saltello lì. Cazzo, era un bug. Abbiamo sempre un buon, come si può dire, una buona performance, dai. Molto bene. Qua tendiamo ad andare larghi. Dobbiamo andare larghi, se no lasciamo giù la gomma. Molto bene. Molto bene, dai. Abbiamo un passo decisamente migliore del resto del gruppone. Andiamo per guardare sti fottuti tempi. Cazzo, voglio l'ingegnere di pista nell'orecchio che mi dice i tempi. Se non devo mollare gli occhi. Avevamo un secondo e mezzo comunque. Bene. Tendo a chiudere troppo, forse è quello che fa scodare così sta moto. Ottimo, dai. Andiamo ad affrontare l'ultimo giro. Vediamo se il nostro Schulz è sempre secondo. Molto bene. Tienilo dietro, Morbidelli. Molto bene. Ottimo. 2 secondi e due quasi. Molto bene. Il nostro teso è in forma, eh. Anche perché di solito volavamo sempre per terra, quindi per una volta che non usiamo rewind, diciamo che siamo in forma. Molto bene. Molto bene. Perfetta, direi. Molto bene qua. Abbiamo allungato parecchio, eh. Un piccolo errore in uscita, ma direi che ci siamo. Grande, grande, grande teso e grandissimo Schulz. Il team Lispietati va a vincere, va a vincere. Doppietta, spero, eh. Non me la voglio buffare. Ma porca puttana, no. Sto Morbidelli di merda, Cristo. Che palle, vaffanculo, va. Che palle, non è giusto. Ah, ero così contento. Mannaggia, mannaggia. Qua doppio trofeo sbloccato. Un podio per due. Grandissimi. Bene, bene, bene. Posizione finale 21esimo. Hanshaw sta avendo problemi, eh. Come mai, come mai? Basilio anche, prime soddisfazioni. Dietro
187.000, molto bene, molto bene. Molto bene, e rimangono le ultime due piste qua, mi sa, perché c'è la Malesia e poi Valencia, quindi abbiamo questa gara per poter mettere il timbro sul mondiale, perché l'ultima non ci favorirà sicuramente, quindi cerchiamo di restare concentrati. Cambio di termini, ok, Prince Show e Basilio, ok, molto bene, molto bene. Vediamo un po' qua se c'è qualche cos'è. Una settimana, perfetto. Molto bene, molto bene. Dunque, ragazzi, siamo andati benino, benino. Potevamo fare di più, ma va bene così. Abbiamo preso stavolta puntoni, puntoni, puntoni. Abbiamo fatto un po' di soldi. Quindi, anche con la vincita del mondiale, probabilmente potremo comprarci la Honda. Sto valutando se fare il primo anno con l'Honda e poi con la Ducati o primo anno con la Ducati e poi con l'Honda. Non lo so, non lo so, sono indeciso. Comunque, ragazzi, rimanete sintonizzati sul canale, iscrivetevi, mettete like, commenti, suggerimenti, tutto quello che vi pare. Ragazzi, non c'è problema. Io sono consapevole che voi vogliate sostenere il canale. Vorrei che voi sosteniate il canale. Quindi, ragazzi, dateci dentro con i spollicciate. Aiutate me, aiutate Teso, aiutate il canale. Quindi ragazzi, un saluto e un abbraccio immenso da The Fratta Game al prossimo episodio con MotoGP 17. Ciao ragazzi!